Allora, buonasera, buonanotte, sono le 11. No, allora, veloci. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono l'imperatrice di questo mondo e dell'altro e oggi vi darò i consigli su come iniziare una collezione di profumi. Primo step, prendi qualcosa per tenerla. Quindi una mensola, una vetrina, un cassetto, quello che vuoi. Basta che non li tieni per terra e non li tieni sul termo. Seconda cosa, tocca farlo un blind buy nella vita, perché altrimenti non sperimenti quell'ebbrezza che ti serve, che ti fa sentire vivo, il brio di questo acquisto malato e disperato e capitalistico. Devi per forza acquistare blind buy, almeno una volta nella vita, perché l'attesa del piacere è essa stessa il rischio. Per essere davvero felice nella vita ti servono almeno 500 profumi, però ti assicuro che già con 7 puoi ritenerti soddisfatto, puoi ritenerti degno, mettiamola così. Quindi io ho fatto 7 categorie, ve ne ho messi un po', cioè ve ne ho messi più di uno per categoria, e direi di partire dalla categoria numero 1, perché se parto... no, facciamo che parto dalla categoria numero 5. Categoria numero 5, quindi profumi estivi. Ho cercato di scegliere tutte fragranze unisex, a parte alcune che vi ho messo sia maschile che femminile, però tendenzialmente sono tutte unisex. Ho scelto un profumo che andasse bene sia per il giorno che per la sera d'estate e sto parlando di Cloud Collection numero 3 di Zarco Perfume. Allora, io l'ho già shakerato una volta, non so se lo vedete da lì. Comunque questo profumo è bifasico e voi lo dovete shakerare e praticamente poi cambia colore. Adesso non ho aspettato il momento che tornasse nelle due soluzioni differenti, quindi vabbè. Comunque questo qua è un profumo che ha tutto dentro, cioè è un marino, quindi siamo perfettamente in un mood estivo, è un fruttato, è un fiorito, è un legnoso, è un ambrato, è un botto di roba e il risultato è afrodisiaco. È un profumo veramente paradisiaco e io tendenzialmente lo considererei un marino, ma non esiste un marino così sul commercio, cioè questo è proprio speciale. Sembra proprio di bersi un cocktail in spiaggia al tramonto, se lo volete bere la mattina bevetevelo la mattina, non sono nessuno per giudicare. La cosa importante è che ovunque voi siate a bere il vostro cocktail è che lo facciate nella spiaggia più figa del mondo e questo qua è il profumo più figo del mondo per questa categoria. Molto bene, adesso facciamo la categoria 1. No dai, proseguiamo con le stagioni, ormai ho fatto macello, continuiamo. Quindi categoria 6, autunno. Per l'autunno volevo un profumo unisex che avesse sia delle caratteristiche molto fresche, riconducibili all'estate, che ormai ci siamo lasciati alle spalle, ma che avesse anche... ma voi lo sentite sto rumore? Vabbè, se ogni tanto sentite un rumore strano è la mia trachea. Per l'autunno volevo un profumo che avesse sia delle caratteristiche fresche, che quindi fossero riconducibili all'estate, ma che avesse anche delle sensazioni più calde, che aprissero un pochino le porte verso l'inverno. Ho scelto il mio profumo signature di quest'autunno, ed è un profumo che mi porterò avanti, credo, per tutta la vita, che è il New Wave 1979 di Le Bain Gerboise. Questo qua è un profumo ispirato ai Joy Division. Allora, l'autunno porta con sé un po' di malinconia, ok? Un po' di depressioncina, ma io non volevo oscurare questo aspetto, volevo più che altro esorcizzarlo e scegliere un profumo che rendesse questa cosa, diciamo, positiva, non so come spiegarlo. Comunque, questo qua è un profumo che appunto si ispira a questa band post-punk molto particolare. Questo profumo è una bomba, ragazzi, ma è una roba. Allora, abbiamo delle note di menta, freddissime, e delle note di sandalo e di burro d'iris. Quindi abbiamo questa menta fredda e glaciale, unita a questa nota di sandalo, che invece è molto morbida, è molto accogliente, è molto calda, e questa nota di iris che va un pochino amalgamare il tutto e renderlo sempre più bilanciato. È un profumo, raga, da 150.000 elode. Questo profumo qua, raga, non può farvi passare inosservati, cioè, intanto anche lui è unico nel suo genere, unico sul mercato, bellissimo, raffinato, androgino, sta bene su tutti, però raga è una roba, a parte che riceve un botto di complimenti, si sente un casino, fa un sacco di scia, super persistente, 150 milioni e lode. Allora, siccome adesso voi vi aspettate la categoria numero 7, perché io conosco i miei polli, adesso io faccio la categoria 4. La quarta categoria era la primavera, ormai siamo partiti a caso, quindi continuiamo a caso, andiamo in primavera.
In primavera cosa succede? Fioriscono le viole. La fioritura porta anche ai poveri cristi come me una bella allergia. Grazie. La senti questa trachea? La senti questa trachea? Questa qui è una trachea di chi ha appena respirato un banco di pioppi. I primi periodi di primavera sono attacchi asmatici gratuiti. Il profumo primaverile che ho scelto per eccellenza in questo caso è il Tille di Le Galion. Questo qua è un profumo che ha delle note mielate e delle note bellissime, a parte guardate la vaporizzazione, bellissima, di tiglio. Questo qua secondo me è un masterpiece, dato che è rarissimo trovare la nota di tiglio in profumeria e questa è super realistica. Quindi nulla, questo qua lo trovavo assolutamente adatto, se dovete iniziare una collezione di profumi potrebbe essere veramente una valida alternativa per avere il vostro primo vero profumo primaverile. Finiamo con il reparto stagioni, con l'ultima categoria che era l'inverno. Io ho scelto un profumo di Régalienne e questo qua è Az, che è quel profumo che sa di Crêpe Suzette. Mi piaceva perché aveva questo aspetto un po' della scorza d'arancia che possiamo ritrovare ad esempio anche con i canditi, no? Con i canditi natalizi, però abbiamo anche questa bellissima vaniglia, super gourmand, è un profumo comunque direi gourmand questo, bellissimo, mi fanno un sacco di complimenti, anche lui ovviamente unisex, molto sexy, molto caldo, non può non piacere, perché ti viene proprio voglia di mangiarlo, ti dà un sacco di carica zuccherina, no? Che già in inverno siamo assopiti, rattrappiti, lì chiusi nella nostra grotta, nel nostro bunker, invece con questo ci diamo un po' una svegliata. È veramente un profumo super sensuale che secondo me o ti fa venire voglia di mangiare o ti fa venire voglia di... Allora, torniamo alla categoria 1. Dai, facciamolo. La categoria 1 è il profumo formale, che deve essere da ufficio, da ambulatorio, ma anche da cene di lavoro, pranzi di lavoro, cose formali. Vanno bene anche per i matrimoni. Questo non è un video sul profumo per il matrimonio, mi raccomando, questo è un video per iniziare una collezione di profumi, avere 7 fragranze di cui fidarsi se dovete iniziare. Però un profumo ad esempio per un evento speciale come un matrimonio deve essere una cosa in più, non può essere un profumo che usate regolarmente, deve essere una cosa apposta per quell'evento. Però in questo caso ho anche delle fragranze nella sezione formale che vanno bene se ad esempio siete ospiti di un matrimonio, quindi è per farvi capire queste situazioni formali e semi formali, comunque dove ci si deve dare un tono. Allora, sono un profumo verde, questo qua, il mio Tokyo Bloom di The Different Company, questo profumo con il galbano, le foglie di basilico, il tarassaco, un profumo fantastico, assolutamente elegante, raffinato, però allo stesso tempo con enorme carattere. È un buon profumo anche da utilizzare in pubblico se lavorate a contatto con altre persone, perché questi profumi qui verdi, come vi ho detto nello scorso video, è molto improbabile che diano fastidio. Questo è veramente molto buono, fresco, tutto l'anno, tutte le stagioni, tutte le occasioni formali. Stessa sorte anche il Super Green di Coquillette. Sapete quanto questo profumo mi piaccia? Madonna, mi piace un casino. Mi piace un po' meno il fatto che non riesco mai ad aprirlo. Mannaggia! Allora, questo è un verde più triplal style, più erba fresca, erba tagliata. E anche lui molto bello, molto elegante, raffinato, casual, però allo stesso tempo bello sostenuto. Cioè, un profumo che potete mettere sia se indossate il tailleur, sia se indossate una camicia bianca, sia che state in divisa. Cioè, un profumo che va bene in ogni circostanza lavorativa. Stessa sorte per Chemise Blanche di Laurent Mazzone. Questo non è un profumo verde, ma a me che me frega. Non è che intendo dire che i profumi formali devono essere verdi, intendo che tra i profumi verdi è più facile trovare profumi adatti ad un contesto formale. Questo invece non è un verde perché è un muschiato, e questo è un muschiato al deidato e sa di camicia bianca, di bucato pulito, però è la versione un attimino più lusso, non è il profumo di pulito tipo saponetta, ok? Questo è un pochino più, sono la persona più pulita e precisa e perfetta sul pianeta Terra. Fa venire voglia anche alle persone di starti vicino, cioè è un profumo assolutamente per nulla repulsivo,
molto accogliente e accomodante e rimane comunque molto 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 fresco. Questo ve lo consiglio un botto se dovete avere un profumo che dovete usare quando fate i colloqui di lavoro. Questo profumo qua è mega convincente per quelle cose lì, perché comunque mettete il vostro interlocutore nella condizione di vedervi belli, smart, puliti, raffinati e a posto, cioè è il profumo per le brave persone, che noi non siamo, però facciamo finta. Allora, la categoria numero 2. Allora, se la prima era quella dei profumi formali, la seconda quale sarà mai? Da appuntamento sentimentale, da appuntamento romantico, da primo appuntamento, da cosacce. Quattro ve ne ho presi. Palline. Iniziamo con il primo appuntamento, quindi quello dove siete comunque un po' formali, vi state conoscendo, volete conoscervi, però forse va, forse non va, non lo so, e quindi ci vuole una cosa chic, sensuale al punto giusto, però che rimanga sobria. E ho scelto Mora Manga di Coquillette. Allora, questo qua è un profumo che ha delle note di fiori bianchi, tra cui la tuberosa, il fiore d'arancio, mi sembra ci sia. È un profumo super sensuale, fiorito, ricco, bello cremoso, no? È una bella tuberosa cremosa. Senza essere eccessivamente invadente, c'è un velo di dolcezza, ma non è provocante. È un profumo sensuale, non provocante. Quindi, se volete un profumo da primo appuntamento, diciamo, amichevole, tranquillo, va bene anche in amicizia forse, però c'è qui uno sfondo un pochino più romantico, no? Se invece vuoi un appuntamento dove poi forse ci sono anche delle cosacce, dove si fanno anche cosacce, allora Tiger Tiger di Francesca Bianchi. Questo è un bel profumo, anche lui bello sensualone, un pochino più provocante come aspetto, diciamo, è un pochino più I know I'm sexy, ok? È un pochino più sexy proprio. È un po' animale, rimane dolciastro, non è un animale boschivo o selvatico, è un cuoiato, piuttosto dolciastro. Qui c'è una caterva, un'infinità di note all'interno, però questo è un profumo che assolutamente vi serve se volete ammaliare sensualmente l'altra persona. È assolutamente fantastico. Tra l'altro, se lo indossa una donna, assume degli aspetti un pochino più fioritini, se lo indossa un uomo, un pochino più cuoiati. Se vuoi un appuntamento romantico e galante, un po' sensuale, ma vuoi tipo lanciare il sasso e nascondere la mano, della serie che fino all'ultimo tieni lì l'altra persona, poi ti tiri indietro, dici no, la prossima volta che ci vediamo forse ti invito a casa mia, allora ci vuole Gozzo di Jeroboam. Questo è un profumo un po' borderline come genere, perché è molto ammaliante e ti viene voglia di annusarlo. Ci sono un po' di ravvicinamenti, ok? Ci si avvicina un po', però non troppo, non si arriva al sodo. È un profumo molto sofisticato e mistico. È un po' naif anche come genere, secondo me. Comunque ha questo aspetto molto esotico. Ci sono sicuramente dei fiori bianchi, c'è sicuramente la tuberosa, ci sono delle ambre, dei muschi, dei legni probabilmente. Io sento una piccola nota di lavanda che mi dà un'impressione un pochino maschile del profumo. Però è veramente afrodisiaco. Ne parla spesso anche Alex, tant'è che ho notato che il profumo è particolarmente apprezzato dal pubblico maschile. Quindi sono d'accordo, anche io lo sento, un profumo piuttosto bello e originale su un uomo, perché è una specie di fiorito maschile che non è per nulla scontato. E qual è la cosa positiva di indossare un profumo fiorito se sei un uomo? Che alle donne piacciono un sacco i fiori, quindi è molto probabile che una donna ti trovi attraente di più con un profumo fiorito che con un profumo tipo legnoso o aromatico. Questa cosa magari non viene spesso detta, però è molto probabile. Gozzo di Jeroboam lo devi avere. L'ultima categoria di appuntamento è quella, guarda, non ti parlo neanche, ti salto subito addosso. Amber Aquilaria di Electimus, questo raga, non ho niente da dire. È un'ambra sciroppata,
Ci sento una nota di frutti rossi, tipo ciliegia, bellissima. È un ambra che fa una scia paurosa, cioè la sentono a 4 km di distanza, ma rimane una roba. Questo è veramente stra sexy, stra erotico. È impossibile che l'altra persona vi dimentichi. Cioè, con questo profumo l'altro si ricorderà di voi per sempre. Quindi, signori, se volete un profumo che sappia di canale arancione e nero, al primo appuntamento, Amber Aquilaria è la scelta giusta. L'ultima categoria è quella della fiesta. Quindi, profumi per le serate che non vi dimenticherete mai, le serate con gli amici, con il partner, con chi volete. Comunque devono essere serate belle toste dove si fa tardi la notte. Se vuoi un profumo per fare notte tardi nei più bei locali di Las Vegas, nel grattacielo più in di Dubai, allora ti serve Fakama di Spirits of Dubai. Guarda che bello che è, super arabeggiante, super lusso, ha un'altra confezione, ok? E questo invece è proprio il profumo. Questo è un profumo molto orientale e mi piace proprio il gusto orientale che si sente tantissimo in questa fragranza. Questo profumo sa di notte folle nel deserto, a parte sexy pauroso, però anche divertente, bello. Questo profumo ti fa sentire proprio un figo, capito? E ha delle note molto disparate. Comunque abbiamo note cuoiate, abbiamo note di caramello, di caffè, di rosa. È il classico gusto molto orientaleggiante portato in un ambiente super lusso. Secondo me le migliori serate più lussuose e belle nei locali e più in di Dubai hanno questo odore. O magari le vostre serate migliori le volete passare profanando tombe. Se la vostra serata ideale è super rock and roll, dark e all'insegna di un esorcismo, allora vi serve il Kingdom of Dreams di Laurent Mazzon. Cioè, ma ti viene proprio da buttare gli occhi all'indietro e di parlare in aramaico. È stato il mio profumo signature per tipo 2 anni. Questo profumo qua sa di chiesa sconsacrata e di eretici. Super, super underground, super incenso, proprio incenso forte, pesante. Poi ci sono anche altre spezie, c'è una noce moscata, mi sembra. Questo è proprio dark, nero, oscurissimo, però non è un nero oud, è un nero incenso, no? E, probabilmente non è il profumo più sexy, perché è un profumo che, se non vi piace la nota di incenso, potrebbe essere repulsiva. Però con questa fragranza è probabile che voi riusciate ad attrarre le persone giuste, invece. Cioè, a volte uno deve fare questo ragionamento, del tipo, non mi metto un profumo per attrarre in generale, mi metto un profumo per attirare a me ciò che a me piace davvero. Se a te ti piacciono le robe dark e oscure, cioè è inutile che ti metti il profumo alla pesca, hai capito? Ti ci vuole una roba dark e oscura, perché questo attirerà a te altre cose dark, oscure, dannate. Questo profumo è la dannazione in boccetta. Lucifero, spostati. Se vuoi una via di mezzo, quindi vuoi la serata super lusso, sexy, ma anche eretica e all'insegna dell'eccesso e della follia, allora Rouge Avignon di Fedon. Questo profumo si ispira alle toghe papali, no? Però in una concezione molto provocatoria, nel senso che ha delle note di rosa rossa, poi ha del cacao e del tartufo. Quindi hai tutti questi aspetti un po' contrastanti, ma ben esaltati fra di loro, perché hai il rosso seduttivo e anche un po', cioè dai, passionale, quello che vuoi. Hai il cacao che è simbolo di gola e lussuria, e poi hai il tartufo che è simbolo anche qua di lusso, di grandezza, di bellezza, no? E di bontà anche. Infatti questo profumo è tanto buono, ma tanto tanto buono. E io lo porto con un enorme piacere tutto l'anno, in realtà, forse ad agosto e luglio un attimino too much, però il resto del tempo non potete sbagliare. Ovviamente è un profumo serale, bellissimo per le notti più indimenticabili della vostra vita. Io sono sicura che questo video vi tornerà utile, perché ci sono un sacco di spunti dove potete prendere e da dove potete partire per iniziare la vostra primavera collezione di profumi. Se invece avete già una collezione di profumi, potete ampliarla. E queste qua sono tutte fragranze molto piacenti, perché sono tutte
come dire, facili da comprendere, piacciono proprio facilmente, ma sono tutte molto originali, particolari e uniche. Ci tenevo a mettere tutte proposte veramente cioè ad hoc, che fossero giuste un po' per tutti, ma che riuscissero allo stesso tempo a far sentire tutti unici. E quindi niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale, noi ci vediamo giovedì prossimo alle 14:30. Ciao!